Señor primer ministro, muchas gracias por esta entrevista esta mañana. Hay muchas similitudes entre Italia y México. Podríamos decir que los mexicanos somos un poco italianos y los italianos un poco mexicanos en nuestro modo de ser, en nuestro modo de ver las cosas. Pero también en la relación hay dos puntos que nos identifican. Uno, el tema del crimen organizado. Otro, el tema de la migración. Voy a empezar por el tema de la migración, que es quizás uno de los grandes signos del nuevo milenio. Italia tiene problemas de migración, México tiene graves problemas de migración. ¿Cómo resolver, cómo manejar este gravísimo problema humano? La nostra esperienza in Italia, soprattutto in questi ultimi tempi, è che è impossibile che fenomeni di questo tipo possano essere affrontati dai singoli paesi individualmente dagli altri. La nostra esperienza italiana nel Mediterraneo e in Europa è che soltanto con una cooperazione multilaterale efficace si riesce ad affrontare questi temi con efficacia e con prontezza. Ecco perché nel nostro caso il tema è tutto mediterraneo, è legato naturalmente agli sconvolgimenti accaduti nel Nord Africa, agli sconvolgimenti accaduti Medio Oriente, agli sconvolgimenti legati alle primavere arabe. E sono tutte questioni che hanno a che fare con la necessità di un'Europa che sia un'Europa forte, un'Europa che non sia un'Europa che lascia ogni paese solo, ogni paese per conto suo. Ecco perché ritengo che su queste materie la cooperazione multilaterale sia fondamentale. Questo vale ovviamente per noi e noi cerchiamo e facciamo di tutto perché questa cooperazione sia fruttuosa, ma so che questo vale anche qui, dove ovviamente i problemi sono molto differenti. In questi ultimi tempi è stato molto importante il magistero di Papa Francesco, perché le parole forti, impegnative, che il Papa ha rivolto nei confronti dei responsabili delle nazioni sono parole che ci toccano nel profondo del cuore e che ci devono spingere a far sì che a livello multilaterale le organizzazioni che possono affrontare e risolvere questi problemi lo facciano. Noi avremo a giugno, in giugno tendremo, molto importante per rivedere le normative principali che riguardano il diritto d'asilo, il tema dei rifugiati, e quindi abbiamo intenzione di lavorare molto in questa direzione e credo che anche l'esperienza che in questa parte del continente americano si sta facendo su queste materie sarà molto utile anche per noi. Signor Primer Ministro, hay dos factores muy importantes. Uno es la violación constante de los derechos humanos de los migrantes y el otro es el endurecimiento de las políticas de rechazo a la migración. Sí, son las dos cuestiones sulle quali, por ejemplo, en el Consejo Europeo de junio cercheremo di modificare alcune delle materie per quello che riguarda ovviamente il diritto europeo che fino adesso hanno trovato delle applicazioni non all'altezza con la sfida nuova che è arrivata. Vede, da noi nel Mediterraneo abbiamo visto in questi ultimi mesi come la vicenda della Siria, dei rifugiati siriani, milioni di rifugiati siriani che scappano dal loro paese in guerra, obbliga il nostro continente europeo ad affrontare la materia con un piglio diverso e probabilmente anche con regole differenti. Quindi anche in questo campo, sicuramente nei colloqui che avrò tra oggi e domani a Città del Messico, sarà molto importante lo scambio di esperienze reciproche che due paesi come Messico e Italia, che su queste materie sanno benissimo quanto sono materie importanti, può questo darci un grande aiuto. Ora, nel tema del crimine organizzato, allí la mafia, aquí los cárteles de la droga, ¿hay algo que se le pueda aprender a Italia de cómo ha combattido al crimine organizzato? Sì, io credo che questo punto del quale discuteremo col presidente Peña Nieto nella giornata di oggi e di cui discuteremo anche domani, è un punto sul quale i nostri due paesi hanno già
una tradizione di cooperazione molto forte e abbiamo intenzione, attraverso gli incontri di oggi e di domani, di rafforzare questa cooperazione. È una cooperazione che ovviamente deve tener conto delle grandi novità negative, per un verso, del crimine organizzato che, rispetto alla crisi economica finanziaria che c'è stata nei nostri paesi, penso soprattutto al nostro paese, ha visto molte opportunità per riuscire a intervenire e a entrare. C'è bisogno di essere molto duri sul versante finanziario. Su questo punto, al recente incontro del G20 di San Pietroburgo, abbiamo portato avanti e finalizzato alcuni obiettivi che già al vertice del 2012 del G20, che sarà svolto proprio qui in Messico, a Los Cabos, erano stati iniziati. Penso per esempio alla lotta contro l'evasione fiscale a livello internazionale, contro i paradisi fiscali, contro l'elusione fiscale, tutto ciò che riesce a colpire la possibilità della criminalità organizzata di avere denaro fresco, cash, che possa essere utilizzato senza controlli. Se noi riusciamo a colpire la criminalità organizzata sul tema e sul settore proprio del denaro sporco, del riciclaggio, dell'autoriciclaggio, noi siamo in grado di dare un colpo mortale. Questa è stata l'esperienza anche italiana di questi ultimi tempi ed è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere in Italia: colpire la criminalità organizzata innanzitutto nelle sue cassaforti e innanzitutto nella sua possibilità di usare il denaro e di usare il denaro nelle forme che essa ha. Credo che questo sia uno dei punti sicuramente sui quali discuteremo insieme. Sì. Ora, in los dos temas, migración y crimen organizado, es fundamental la globalización. Es fundamental la colaboración entre los países. Ningún país lo puede resolver solo. È quello che ci siamo detti col presidente Peña Nieto quando ci siamo incontrati la prima volta al G8 a Locarno e la seconda volta al G20 a San Pietroburgo. E abbiamo trovato una fortissima intesa su questi punti. E l'Italia e il Messico sono due paesi che possono giocare un ruolo fondamentale proprio dentro questi fori multilaterali, perché sono due paesi che hanno una taglia economica simile, tutto sommato, che hanno approcci culturali simili, che vogliono entrambi battere a livello economico il protezionismo. Ho trovato una forte sintonia col presidente Peña Nieto su questo punto della lotta contro il protezionismo, perché vede, la crisi economica e finanziaria ha creato grandi danni nel mondo e soprattutto in Europa, e in Europa troppi hanno avuto la tentazione di superare la crisi con i vecchi metodi del protezionismo. È la cosa peggiore che si possa fare. Crisi finanziaria più risposta protezionistica vuol dire l'avvitamento della crisi. Ecco perché sia a livello europeo sia nell'ambito del G20 la lotta contro il protezionismo, per quanto ci riguarda, è una grande bandiera. Su questa abbiamo trovato un'intesa molto forte con il presidente Peña Nieto e motivo per il quale l'Europa ha iniziato il negoziato sul TTIP, l'accordo di libero scambio e di commercio con gli Stati Uniti. L'Europa ha chiuso qualche mese fa l'accordo con il CETA, l'accordo con il Canada, e parleremo anche di questo oggi col presidente Peña Nieto. Vogliamo aggiornare l'accordo tra Europa e Messico, perché questo accordo, che è stato sicuramente positivo in questi anni, ha bisogno di un aggiornamento proprio perché con meno frontiere commerciali dalla crisi possiamo uscire più forti. Ahora, hemos visto la crisis y seguimos viendo la crisis económica y financiera y vemos que los gobiernos, salvo excepciones, llegan mal y tarde a las crisis. Perché la crisi, almeno come l'abbiamo vissuto in Europa, è una crisi senza precedenti.
è stata una crisi senza precedenti. Ha colpito prima i debiti privati, poi ha attaccato i debiti pubblici all'improvviso e l'Europa era senza strumenti, senza munizioni. Oggi gli strumenti si è cominciati a darseli, penso alle ultime decisioni di dicembre in cui l'Unione Europea ha deciso e l'Italia ha spinto fortissimamente, ha deciso per l'unione bancaria, cioè uno strumento che eviti quel disastro che è stato negli anni scorsi la crisi bancaria che ha portato tanti soldi pubblici a essere sprecati per salvare le banche. Quindi l'impressione che io ne do è che il problema della crisi in Europa è che si è pensato che la causa fosse l'Europa. In verità la causa è la troppo poca Europa. Cioè la causa in Europa è stato il fatto che abbiamo affrontato la crisi con 28 mercati diversi e divisi. Abbiamo affrontato la crisi con un'assenza di strumenti comuni. Oggi si è imparata la lezione della crisi, la si è imparata in Europa e secondo me la si è imparata anche in Italia. Ecco perché io sono qui a cogliere dal dibattito che in Messico è in corso sulle riforme dei punti e delle lezioni importanti, anche da portare da noi in Italia, perché il 2014 per noi è un anno fondamentale, è il primo anno che non si apre con l'emergenza finanziaria, è il primo anno nel quale l'emergenza finanziaria è meno forte ed è il primo anno nel quale si parla di opportunità dal punto di vista delle riforme e di opportunità dal punto di vista finalmente della crescita. Ecco perché quei ritardi del passato oggi dobbiamo e possiamo superarli. Ahora, si en un paese, usted lo sabe muy bien, es muy difícil que se pongan de acuerdo en un parlamento, ¿cómo entender que se puedan poner de acuerdo 28 países? En la virtud está el riesgo, está el pecado, está la imposibilidad. Però questa è la nuova sfida della democrazia di questo tempo. Perché la democrazia di questo tempo non è soltanto rappresentanza del voto negli ambiti classici statuali. La sfida della democrazia di oggi è rappresentare il voto, ma far sì che quella rappresentanza dia risultati efficaci secondo le esigenze di oggi. E oggi l'abbiamo visto dalla crisi. La crisi è stata globale, ha colpito l'Europa in tempo reale, con delle dinamiche finanziarie durissime e l'Europa non aveva le istituzioni giuste. Quindi, secondo me, la crisi obbligherà noi europei e noi italiani a mettere in campo strumenti più efficaci, a lasciar perdere, a lasciarci dietro le spalle anche molte stanchezze del passato, molte inerzie del passato e a prendere invece le decisioni importanti. Quest'anno sarà importante per noi in Europa. Finirà la legislatura 2009-2014, che è stata la legislatura della sola austerità, e noi vogliamo che si apra la legislatura della crescita. L'Italia guiderà il semestre di presidenza europea dal 1 luglio a fine dicembre e noi daremo un impulso tutto basato sulla crescita. Ovviamente l'Italia vuole fare la sua parte e ci sono assolutamente le condizioni perché un rinnovato impegno italiano in questi mesi con nuovo impulso, soprattutto sugli obiettivi che riguardano i temi del lavoro, i temi della crescita, possa effettivamente aiutare molto l'Europa a ripartire. Come nos ven a México desde Roma? Con grandissimo interesse e curiosità. Oggi il Messico viene visto come la nuova frontiera dei paesi che condizioneranno la crescita mondiale nei prossimi anni. E io sono molto contento di essere qui oggi, subito, in apertura di questo anno, soprattutto di essere qui con le principali imprese italiane. Oggi un grande avvenimento, questo scambio, questo confronto tra imprenditori italiani, imprenditori messicani, oltre naturalmente agli incontri istituzionali. Sono molto contento di questo perché io sono convinto che il Messico sarà la nuova frontiera dello sviluppo dei prossimi anni. Lo dicono in tanti e io sono contento di essere uno dei primi capi di governo qui
con le imprese italiane a cercare di cogliere il positivo delle riforme che il Messico sta facendo e soprattutto questa buona intesa tra i nostri due paesi che sui temi importanti, la lotta al protezionismo innanzitutto, sono sicuro, e l'aiuto a tutte le istituzioni multilaterali. Questa è una delle grandi dei grandi punti di incontro tra Italia e Messico. Il multilateralismo è la soluzione dei problemi della globalizzazione. L'unilateralismo, le soluzioni unilaterali non sono la soluzione. Ecco perché oggi il Messico genera in Italia grande interesse, grande attenzione, le imprese italiane sono interessate, in generale il nostro paese è interessato a una buona partnership col Messico, che sarà uno dei protagonisti di questo secolo a livello globale. Ovviamente io sono qui anche per presentare le opportunità dell'Italia. Noi abbiamo approvato questo piano che si chiama Destinazione Italia, un piano che facilita gli investimenti in Italia. Sono troppo pochi oggi gli investimenti messicani in Italia e probabilmente la crisi negli anni scorsi ha fatto sì che fossero così bassi. E io sono qui oggi proprio per aprire una nuova strada a un flusso di investimenti messicani in Italia, in tanti settori nei quali questo può creare posti di lavoro in Italia, può creare crescita e può creare grande opportunità anche per il Messico. Però la verdad es que devo decírselo, los gobiernos italianos no les ha interesado mucho México. Hace un cuarto de siglo no venía un primer ministro de Italia a México. Tuvo que pasar 25 años casi para que viniera usted. Sì, è una colpa. Io sono qui anche per dire all'opinione pubblica messicana, dire agli imprenditori messicani, dire al governo messicano che oggi c'è un grandissimo interesse italiano nei confronti di un paese che sarà protagonista del futuro. Quello che voglio dire ai messicani e agli italiani è questo: troppo spesso rincorriamo gli eventi quando sono già accaduti. La mia impressione è che il Messico sarà un protagonista di questo secolo più di quanto lo sia stato del secolo scorso, e quindi è un interesse mio, nostro, dell'Italia, essere qui, far dimenticare i 25 anni nei quali non c'è stata una presenza bilaterale forte del nostro paese e aprire una stagione nuova che può essere e sarà sicuramente utilissima per la crescita dell'Italia e per la crescita del Messico. Muchas gracias, señor primer ministro. Gracias.